Riconosci che Gesù è vivo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi il Vangelo ci dona la vita e la luce. Ecco perché vogliamo ascoltarlo con attenzione, con tutto il nostro cuore. Luca 19, 41, 44. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Amen. Cari amici, il brano di oggi, anche se apparentemente sembra duro, è anche un po' triste perché si parla di Gerusalemme che non ha accolto il Salvatore, in realtà per noi è un brano che dà grande luce e grande incoraggiamento. Gesù si sta avvicinando alla città santa sapendo che doveva offrire tutto se stesso, voleva offrire la propria vita per dare a noi la salvezza, la guarigione, la liberazione. Anche oggi stesso possiamo ricevere questi frutti per il quale Gesù è morto ed è risorto. Ma sapeva che a Gerusalemme non lo avrebbero accolto. Sapeva che questa città santa e benedetta aveva gli occhi chiusi, era cieca. Sapeva anche che non avrebbe riconosciuto il tempo, dice Gesù, in cui era visitata. Non avrebbe riconosciuto il Messia, predetto in quella stessa città di Gerusalemme secoli prima, per mezzo del profeta al re Davide. Ecco che Gesù sa dove sta andando e a che cosa va incontro. E l'Evangelista Luca, che scrive dopo il 70 dopo Cristo, data molto importante per Israele, perché i Romani hanno assediato la città e hanno distrutto il Tempio. Ecco che Luca già sa che cosa è accaduto. Ecco perché alcuni dettagli sono molto precisi. Verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Questo è un dettaglio storico. Ma a noi oggi interessa una cosa sola, è la più importante. Non fare come Gerusalemme a quel tempo, ma riconoscere il tempo in cui noi stessi siamo visitati. Perché pur nascendo 2000 anni dopo, ciascuno di noi, abbiamo possibilità anche oggi di fare esperienza di Gesù Cristo. Amen? Quanto è importante quindi riconoscere che Dio è in mezzo a noi. Quanto è importante riconoscere che se noi non apriamo gli occhi per vedere il Signore Gesù che è vivo, che agisce in mezzo a noi, saremo ciechi come Gerusalemme. Perché di fronte ai segni, ai prodigi, alle guarigioni, alle liberazioni, Gesù ha risuscitato Lazzaro, il suo amico. E di fronte alla risurrezione da parte di Gesù di un uomo, Gerusalemme lo stesso è andata avanti. Vedete che tante volte si dice: ma se ci fossero dei segni, il mondo si convertirebbe. Se ci fossero dei miracoli, allora sì che la gente vedrebbe che Dio c'è e che Dio interviene nella storia. Ma non è così, perché Gerusalemme era cieca. Ma quante volte noi stessi siamo ciechi? Dio interviene e noi diciamo: che fortuna, che bello, mi è andata bene. È il Signore che guida la mia vita, è il Signore che guida le nostre vite, il nostro cammino, è il Signore che dona la guarigione, che apre le strade.
non facciamo come Gerusalemme. Apriamo i nostri occhi oggi. Riconosciamo che Dio è in mezzo a noi. A volte anche senza vedere segni concreti, precisi. Perché Dio li dà. Ma li dà come vuole Lui, non come chiediamo noi o vogliamo noi. Allora oggi vi invito, cari fratelli e sorelle, carissimi amici, aprite il vostro cuore, accogliete Gesù come Signore, come Salvatore e smettiamo di lamentarci, di brontolare delle cose che non vanno bene nel mondo. Iniziamo da casa nostra. Ci lamentiamo della guerra, ci lamentiamo delle crisi, del male degli altri. Iniziamo ad operare il bene nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel nostro cuore, nella nostra mente, nei nostri pensieri. Iniziamo noi a portare il regno di Dio con le azioni, con l'amore, con la misericordia. Ecco che cosa Dio ci chiede. Ecco come riconoscere che Dio è in mezzo a noi, lasciandolo agire attraverso la nostra bocca, il cuore e il nostro vivere. Signore Gesù, noi ti benediciamo per questa parola. Io ti chiedo oggi di sciogliere il mio cuore, tutte quelle durezze che mi impediscono di vederti, di riconoscerti, di testimoniarti. Signore Gesù, entra sempre più dentro la mia casa, la mia famiglia. Io ho bisogno di te. Io ti riconosco, mio Salvatore. Riconosco che ho bisogno di affidare a te la mia vita. Che io possa vederti, che io possa testimoniare che tu sei vivo e che intervieni soprattutto in quelle situazioni dove io non posso fare nulla, non posso risolvere. Spirito Santo, guidami e donami questa luce. Apri i miei occhi. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan. Riconosci che Gesù è vivo. Testimonia che Dio è vivo e che il suo figlio Gesù è in mezzo a noi, nello Spirito Santo. Amen. Carissimi, noi vogliamo anche testimoniarvi le grandi cose che il Signore ha fatto e sta facendo in questo periodo. Qualche tempo fa siamo stati in America per una serie di evangelizzazioni attraverso il progetto Shout Koinonia, quindi con la musica e la testimonianza e la predicazione. Abbiamo caricato sul nostro canale Shout Koinonia un video per presentarvi questo lavoro di evangelizzazione. È stata un'esperienza meravigliosa, soprattutto anche in una scuola cristiana dove c'erano centinaia di bambini che hanno accolto Gesù, hanno ballato per Gesù e lo hanno adorato insieme a noi, insieme ad altre persone, anche in altri luoghi, città e parrocchie. Guardate il video sul nostro canale. Grazie per avermi accolto, buona giornata, a domani. Ciao!